sole, vanità, polvere, facce bruciate, muta realtà, scoppiano storie d'amore, chiacchiere, malignità, tra le usanze di laggiù ci sta quella del fufu. Tutti si domandano e cercano Cufu. Cufu. Muore un uomo, ma Cufu. Nasce un figlio, ma Cufu. Mai nessuno lo dirà, troverà Cufu. Cufu. Femmine, lupare coppole, muta società. Sfocciano i paraventi di fedeltà, fremono le labbra chiuse, niente si saprà. Tra la gente di laggiù regna ferrea l'omertà. Se si incontrano a parlar si chiedono Cufu. Cufu. Con quest'arte del Cufu lunga vita puoi goder, basta che non sarai tu a rispondere Cufu. Quest'arte del Cufu lunga vita puoi goder, basta che non sarai tu a rispondere Cufu. Eh sì, se penso a te non vedo l'ora di... Dato che il defunto Santo Nocito Salvatore non ha lasciato testamento, automaticamente scatta l'articolo 544 del Codice Civile, il quale dice che non essendovi né figli legittimi né naturali, la piena proprietà del patrimonio spetta agli ascendenti legittimi del defunto. Oh. Mentre alla coniuge spetta soltanto l'usufrutto di 5 dodicesimi del patrimonio. Bella porcheria. È la legge, signora. Sì, 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 vabbè. Ora parli lei, avvocato. Si calmi, per favore. Sull'articolo 544 non possiamo obiettare nulla. Dura lex, sed lex. Dura o moscia, è una legge ingiusta. E perché ingiusta, signora? Secondo me è giustissima. Ma perché che era bello, secondo lei, che mio fratello buonanima morendo non pensava ai suoi fratelli, che sono il suo stesso sangue? E che lasciasse tutto ad un'estranea. Ah, la chiamate sana a voi. Una moglie giovane, bella, che ha concesso il suo corpo freschissimo a un vecchio. Mamma, ti prego. Zitta tu, no? E non è mica giusto, che il morto lasci solo l'usufrutto alla vedova, dopo che si è pappato il frutto, dolce, sugoso, non ancora maturo. Una pesca, eh? State zitto, Nico. Qua i frutti non c'entrano, signor notaio. Se un frutto c'era... è già stato pagato. E con che cosa? Con gli spiccioli. Insomma, basta con questi discorsi di frutti e di spiccioli. Se credete di essere al mercato, sappiate che io non sono in vendita. Vi saluto. No, 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 signora, la prego. La sua presenza è indispensabile. Caterina. Caterina, aspetta. Ma dove vai? Ad accompagnare Caterina. Ora te ne vuoi andare, proprio ora. Sei impazzita. E lei, avvocato, che avvocato è? Beh, sì, certo, sì, sì. Signori, bando alle diatribe. Atteniamoci piuttosto alle norme giuridiche che regolano la successione. Appunto. L'articolo 544 da me succitato parla abbastanza chiaro, no? Sì, però, caro notaio, non è stato esaminato il caso in cui... Beh... Oh, ma quale caso, avvocato? E avanti, avvocato, ce lo dica, no? Che cosa aspetta? Il caso in cui la coniuge può aspettare un figlio, ecco. Un figlio. Un figlio.
Un figlio, sì. Oh, finalmente ce lo disse. Sì, mamma, ma io... State zitta tu, lascia fare all'avvocato, no? È assurdo, è impossibile. È nostro fratello, quando mai queste cose... Io penso che si potrebbe trovare una scappatoia, dato il caso particolare. Me la suggerisca lei la scappatoia, no? Mi spiego. Vede, mio fratello, la buon'anima di Salvatore, era... Era sterile! No! Sì, per colpa di un peccato di gioventù. Mio fratello non poteva avere figli. Ha capito? Potete provarlo questo. Ma che provare? Mio fratello naturalmente si vergognava a far sapere in giro una cosa come questa. E capirà, per noi questo è tutto un disonore. Ebbene, allora non resta che aspettare. Benissimo, e allora aspettate e vedrete. Ma mamma, cosa vuoi aspettare? La sentite? Se non sa nemmeno che cosa deve aspettare quella povera creatura. Lo sa, lo sa. Solo che mia figlia fatalista, Quando il bambino arriva, arriva. Sì? E va bene allora. Aspettiamo questo bambino, tanto più di 9 mesi non è che si può aspettare. Veramente sono 10. 10 mesi? Che cos'è sta novità? Il notaio Falsaperla qui presente può dirvelo, non è vero? Appunto. L'articolo 232 del codice civile parla chiaro. 300 giorni ci vogliono, ovvero sia 10 mesi circa per presumere che un figlio sia concepito durante il matrimonio. Così è. Così è. Quelle due credono di fregarci, ma non ci riusciranno. Troppo comodo sarebbe farsi fottere da un vivo alla faccia del morto. A che guardia, tu cretino, cammina, cammina! Ma lo senti che dicono? Bella figura mi stai facendo fare. Non ti preoccupare, abbiamo dalla nostra il 232. È vero, avvocato? Certo, signora, però stia calma, soprattutto calma. Dura lex, sed lex. Il figlio nascerà alla faccia vostra. Ah, sì? E voglio vedere come. Nascerà, nascerà. Lo porterà la cicogna. Sua madre. Fa miracoli quell'uccello. No, signora mia, non ci sperate. Perché da oggi in poi sorveglierò io. E in casa vostra uccelli di quel genere non ne entreranno. Ve lo dico io. Ma tu che fai? Ma dilla qualche cosa pure tu, no? Certo. Buongiorno, Caterina. No, non gli risponda nemmeno. Buongiorno, Caterina. Carrozza di aiuto che mi dai. È questione d'educazione. Ma levati di mezzo, dai, che guido io. E scendi dalle nuvole, levati, levati, via. Un momento. Bravo, avvocato, benissimo. Questa del figlio è stata la salvezza. La loro arroganza meritava una lezione. Sì, capisco. Ora però, se il bambino non c'è... C'è, avvocato. C'è. Come c'è, mamma? Voglio dire che ci sarà. È la stessa cosa. Salga, avvocato. Non è che possiamo parlare di queste cose. Veramente, ecco, io avrei un appuntamento. Lei è il nostro avvocato? Non vorrà lasciarci nei pasticci proprio ora, Su, entri, parleremo a casa. Ah, no, mamma. Se permetti, ho anch'io la mia sensibilità e non andrò a letto col primo che capita. Ma chi ti ha detto che dovrai andare a letto col primo che capita? Se non sarà il primo, sarà il secondo. Insomma, mamma, finiscila. Avvocato, ce lo dica anche lei. Le sembro una donna da letto, io. Beh, è vero. Caterina, l'avvocato difende i nostri interessi. E i nostri interessi quali sono? Sono quelli di farti avere un figlio. Dico bene, avvocato? Ma certo. Ad ogni modo, se ci fosse un erede, sarebbe tutto risolto per il meglio. Bravo. Ma dal momento che non c'è... Oh. Bravo, avvocato. L'ha detto. Parole santissime. Hai sentito, Caterina? Ci vuole un erede. E tu che fai? Lo fai. Ma non se ne parla nemmeno. Salvatore, bene o male, era mio marito. E voglio rispettarne la memoria. E poi non ho nessuna intenzione di vendermi. Non sono una donnaccia, io. Oh, donnaccia. Quando mai? Donnaccia no, ma stupida sì. Caterina. Caterina mia, i miliardi non si trovano in mezzo a una strada. E per averli qualche sacrificio si può anche fare. Ammesso poi che sia un sacrificio. A proposito, avvocato, lei a questo sacrificio non potrebbe collaborare?
Mi capisce, no? No. Ci metterebbe lo zampino. Io? Ma signora, ma... Mamma, ti proibisco. Finiscila tu. In fondo, figliola, l'avvocato è niente male. Grazioso. Virile. Ecco. Bell'uomo, Qui bisogna prendere provvedimenti d'emergenza. Contromisure d'emergenza. E che ci mettete, la cintura di castità? Vuota tu. Ma guarda... E mettiamocela. E perché no? Io magari la cintura di castità ci metto. Ma che mi interessa? Sì. Qui ci sono in ballo 10 miliardi. 15. E non si sa quante, ma sono assai. Tante sono. E noi altri siamo pieni di debiti, siamo. Bisogna mettere quelle donne in condizione di non fregarci. E come? Come? Dimmelo, come? Isolandole. Nico, isolandole. Sì, che c'è meglio? Loro non stanno lassù nella villa? Benissimo. Io ci faccio un cordone dei picciotti. Le circondo. E stai tranquilla che di maschi lassù non sentiranno nemmeno l'odore. Ti assicuro che un uomo al di sopra di 10 anni alla villa non si avvicinerà più. Benissimo. L'avvocato Baldo. Già, l'avvocato Baldo, non ci hai pensato? L'avvocato. Ma che ti importa? Uomo Ma che preoccupazione c'è? Ma come? Ma che, non te ne sei accorto? No, ma di che? L'avvocato Baldo. La bambina c'è. L'avvocato Baldo non... Ma allora non è Baldo, è Frocio. Oddio. Via. Cerchi di capirmi, signora, ma io non volevo offenderla, sa? No, ma se lei me lo diceva prima, io pigliavo un altro avvocato. Ma cosa c'entra il sesso con l'avvocato, scusi? Questo non intralcia affatto la mia professione. No, però intralcia la mia causa. Vai. Mi scusi tanto, signora. Io apprezzo moltissimo la sua offerta. Sono molto lusingato, ma lei capisce? Sì, capiamo. Il fatto è che a lei lo zampino non ci funziona. Ah, sì? E che cosa ne sa lei? Lasci perdere, avvocato. Lasciamo stare, va. Che stronza! Credevo di avere trovato il toro, invece... E invece era una mucca. Ora basta, non pensiamoci più. Non pensiamoci più. Ma ci dobbiamo pensare, invece, subito. Poco tempo ci resta. 20 giorni ci restano. Se vuoi che vada ad adescare gli uomini per la strada, dimmelo. Non dire fesseria, mammuzza tua. Ho trovato! Questa volta ho l'asso nella manica. Volenti o nolenti, quelle due. Almeno un mese di lutto dovranno rispettarlo, chiuso in casa. Certo. Ma sì, siamo a posto. Un mese di astinenza è sufficiente. Nico, siamo in una botta di ferro. Corazzate siamo. Ciao, Vincenzo. Oh, un momento. Oh, ma che c'è? E come che c'è? Ai. E la servitù della villa? Eh sì, bisogna neutralizzare anche quella. Cano, ma che dici? Come che dico? Ma non penserai che Caterina s'accoppia con un cameriere? E che ne so io? S'accoppia. Una signora. Ma come puoi pensare che può mettersi con un servo? Per denaro anche la donna più onesta del mondo si vende. È questione di prezzo. Ma che dici? Io non ho prezzo. Non lo farei nemmeno per 1 miliardo. E per 10 miliardi? Disgraziato, top! Io non lo farei più perché sennò per davvero ti spezzo in 2, sai. Ah, sì? Top! E spezzami in 4. Fermi, calmatevi. L'ammazzo! No, non lo fare. Tu ringrazia Dio che c'è mio fratello e ci sono i piccerini, sai. Certo, ci sono io nel Che siamo in negozio. Certo, siamo in negozio, sì. Ma stasera poi facciamo i conti a casa. Stasera. Sì. Perché? Che abbiamo fatto? Perché vostra madre è una femmina onesta. Dovevate nascere figli di puttana. E così avevate più fortuna. Nico, cammina. Subito vengo, subito. Mio caro Giovanni, tu ti devi rendere conto. Ora, come vedi, siamo rimaste 2 donne sole, indifese. E di notte ci piglia una paura da morire. Chi ci protegge? Ci sono i guardiani, signore. E che fanno quelli se vengono i ladri? O zio Cola aveva 75 anni e una punta d'ernia. O zio Turi aveva 70 anni e tutti dolori artritici, meschino. Ci vuole un giovane forte, gagliardo, che ci possa difendere. Uno come te. Se vossignoria Mugumanna, io posso restare a dormire qua. Bravo, Giovanni, bravo. Così mi piaci. Ti aumenterò lo stipendio, eh? Sei contento? Ma non mi guardare così, Salvatore. Tu mi conosci, no? E lo sai che non acconsentirò mai. Però pure tu, scusa, se facevi testamento non mi mettevi in questi pasticci, no?
Grazie. Allora vado a casa ad avvisare i miei. Ecco, sei bravo. Vai, pigliati un po' di biancheria pulita. Ah, Giovanni, senti un po'. Visto che vai a casa, approfittane. Fatti un bel bagnetto. Un bagnetto? E che festa? No, ma rilassa i nervi. E poi per il tuo nuovo lavoro ti servirà. Vai, figlio mio, vai. Vattene. Vado, signore. Ma tu sei diventata pazza. Secondo te io dovrei andare a letto con quel cameriere? Mai, non lo farò mai. Oh, lo so, figlia mia, lo so. Ma se ti arrendi ora, peggio, eh. Anzi, sai che ti dico? Tutti gli uomini sono uguali al buio. Principi e camerieri. Il mondo va a sinistra, figlia mia. Lasciati consigliare per il tuo bene. Anche sposare Salvatore era per il mio bene. Nello stesso giorno tre fidanzati mi facesti piantare. E che cosa mi ha lasciato Salvatore? Niente. Se lasci le cose a metà. Ma se dai retta a me, avrei un sacco di miliardi. Non posso. Solo all'idea di vedermi tra le braccia di quell'animale morirei. Ma chi ti dice di vedere? Tu chiudi gli occhi e lui fa. E poi, tra 9 mesi, mi ringrazierai. Forza, picciotti, scendete! Cammina, Nico, cammina! Presto, tutte, scendete! Ehi, tu! Mettete qua! E loro che fanno? Voi altri camminate con me. A me. E tu, Nico, sì. Mi raccomando. Sì. Ma tutto quello che ti dico io. Sì. Né una parola di più, né una parola di meno, sì, va bene? Sì. Aspetta. Lo vedi quell'aborto di natura? Quello è il più pericoloso di tutti. Baciamo le mani, don Tanto. Vieni qua, tu, vieni qua. Dov'è che vai? A casa. La signora Francesca ha paura dei ladri. Ah, sì? E tu che fai, abbai? Mi vado a prendere la mia biancheria pulita. Mi faccio un bagnetto per dormire alla villa. Sì, eh? Hai capito? Biancheria pulita, bagnetto. E tutta questa roba che serve? Per spaventare i ladri? La signora Francesca me lo ordinò. Lo vedi? Caterina non c'entra niente. Non deve entrarci lei, ma lui. E se c'entra lui, fottute siamo, lo capisci? Che faccio, deve entrare? No, no! Tu non devi entrare in nessun posto, anzi, devi uscire. Deve una cosa, quanto guadagno al mese? 60.000. A paramano. Tieni qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 di regalo, va bene? Ti prendi un mese di villeggiatura. Ma, don Tano, io... Tu che cosa? Ti casco a giacca. Hai capito? Ho capito tutto. Un mese. 2 mesi. Don Tano, vi saluto, me ne vado. E non ti preoccupare, alla fine del mese ritorna che ti do gli altri soldi. Sì, sì. Ah, e ora ti sistemo anche la cuoca. Tu pensa ai giardinieri. Ah, sì. Portati a lui. Andiamo. Sì, Lucia. Coscienza benedica, don Tano. Salutiamo, salutiamo. E dov'è che vai, A portare la spesa alle signore. Giusto, perché bisogna anche mangiare. Posala per terra così ti riposi un pochino. Brava. Ecco, vedi, siccome ora alla villa non ci si può andare... Perché? Che è successo? Ah, niente. Solo che per qualche mese non vogliamo ruffiare in mezzo ai piedi. Quale ruffiano? Scherzavo. Ma è meglio che te ne vai a casa tua. Ehi, zio tu, zio Cola. Don Nico. Pazienza, cara. Facciamo le mani. Come state, Insomma, non ci possiamo lamentare. Come querce siamo. Come querce, ma... Dove chiedi? Se per caso vi capitasse una picciotta, che ci fate? Oramai... Se mi capitasse una picciotta, io me la farei. Io ci farei un innesto. Ma state scherzando? Ma quale scherzando? No. Quando al fiore ci si piega il gambo, il fiore appassisce, no? E ne guardasse nella faccia a noi, a voce due, che ci sembriamo appassiti. Appassiti siamo? Non tanto. E allora vuol dire che il gambo è dritto, no? Vieni, figlio
Maruzza mia, ma perché te ne stai tutta pensosa così? Non ti addolorare. Può essere che un'esperienza piacevole, no? Guarda chi c'è, il due di picche e l'asso di coppe. Cammina, le gola. Sto camminando. A cosa dobbiamo il dispiacere della vostra visita? Siamo venuti a portarvi la spesa. Ma Lucia? Lucia è malata. Malata? Sì, signora. Il dottore l'ha trovata deperita e ha ordinato qualche mese di cura. 9? 10. E Carmela? E Carmela pure lei. E anche i giardinieri? Sì, signore. Pure i giardinieri. Pure i giardinieri, E Giovanni? E Giovanni non viene. Ha paura di essere contagiato da questa epidemia. Avete allontanato tutti, Ci avete isolate. No, soltanto per la vostra salute, signora. Ma se volete potete prendervi tutta la servitù che vi occorre, se riuscite a trovarne in questi dintorni. Già, qua non si trovano camerieri. Si trovano solo mafiosi, come voi. No, signora. Qui non ci sono mafiosi. Ci sono soltanto dei galantuomini. Noi mettiamo le mani avanti per salvarci il di dietro, signora. Ah, sì, Allora, se ti vuoi salvare il di dietro, esci immediatamente. Altrimenti a calci te lo prendo, screanzato. Basta! Non sopporto più le vostre insinuazioni. Caterina, ma che dici? Di te ci fidiamo. Ah, vi fidate? Sì. E se non ti fidavi, che facevi? Mi chiudevi in cassaforte? No. Sono una donna libera, io. Me ne andrò. Anzi, parto subito. Bravissima! Brava! Brava, tesoro mio! Partiamo stasera stessa. In continente ce ne andiamo. No. Lei, signora, può partire quando vuole. Ma Caterina no. Lei non può. Ah, e chi me lo proibisce? Io. Devo preoccuparmi della buona gestazione del nascituro. Ecco qua. Guardate, il mio avvocato mi ha fatto nominare legalmente curatore al ventre. Leggete, leggete. Ma che? Al ventre. Beh, diciamo, alla tua pancetta. E comunque, niente viaggi. Ammesso che si verifichi il lieto evento, cosa della quale io dubito moltissimo, noi desideriamo che l'erede di Salvatore nasca sano, robusto, malandrino come suo padre. Buona permanenza. Andiamo, Nico. Ciao, Caterina. Ma che fai, t'inchini? No, mi fa male un poco la pancia. Andiamo, cretino. Ma è vero, avrò preso freddo. Mamma? Eh? Ho cambiato idea. Il figlio lo voglio avere. Ah, bene, brava, brava. Ti sei convinta che i miliardi sono miliardi, No, non è questo. Oh, no. Ma l'idea delle sentinelle sul ventre non la sopporto. Vogliono la guerra? E guerra sia. Che sta niente? Che ti è successo? Che ti è ridotto così? Co che ha litigato? Sto vegliacco cascettone. Sta roba all'anza è stato. E perché? Per roba politica, per una questione di calcio. Ma che calcio e che politica? Per la vedova di Salvatore Santorocito. Dovevo stare zitto. Non dovevo dirgli che quella aveva bisogno urgente di essere messa incinta. Minchia, incinta. È ingravedata. Già, per questione d'eredità. Eredità? Io l'ho saputo per miracolo. Perché la cosa è segretissima. Ma perché la volevi ingravedare tu? Che certo. Come un fesso invece. Ce lo dessi a quel figlio d'età penale. E quello mi disse: una mano ce la posso dare pure io. Ah sì? E io ci dissi: ma tu che c'entri? Dico, l'occorrente ce l'ho, basto io, no? E lui mi disse: in due più sicuro, Allora io mi incazzai e a schifo per lì. Capite? Oh. Ma dove sono? Ma che fine hanno fatto? Beh, che hai tanto da guardare, c'è poco da fare quella faccia. Oramai ho deciso di avere un figlio e lo avrò. Perché? Che fai ora il moralista? Uno sporcaccione come a te, pieno di svogliature. È roba che avevo paura di rigirarmi nel sonno. Razza di mandrillo fantasista. Il crampo dell'acrobata mi facesti venire. Che fai, tu scordasti?
E dopo tante notti brave, nemmeno uno straccio di figlio mi sapeste dare. Salvatore, cerca di ragionare. Ti pare giusto che i quattrini finiscano nelle mani dei tuoi fratelli, che ti hanno sempre odiato e sfruttato? Invece, pensa che bello se ti nasce un figlio. Il figlio di Salvatore Santonocito. Eh sì, perché a tutti gli effetti quello sarebbe tuo figlio, e per la legge e per la gente. Ah, non ti va bene, eh? Però quella volta che facesti il discorso che ti aveva scritto il segretario comunale, allora andava bene, eh? Non hai storto la bocca. Convinciti, è la stessa cosa. E fa conto che io sono un foglio di carta e che qualcuno viene con il pennello a scrivere il discorso. Non ti sembra? Ebbene, peggio per te, lo faccio lo stesso. Buonanotte. Meglio da questa parte. È più prudente. E se continui a guardarmi così, ti metto nel cassetto. Anzi, no. Ti porto nella camera di mia madre. Tano, Tano, hai visto? Caterina se n'è andata a dormire. Ah, sì? Sì. Beh, buonanotte. Ma stammi a sentire, Tano. Tutto quello che stiamo facendo a me mi pare fatica inutile. Ma perché non ce ne andiamo a dormire anche noi? Ma che dici? Stai scherzando? Oh! Le precauzioni non sono mai troppe. Ho piazzato un picciotto ogni 20 metri. E così siamo sicuri. Senti, ma di loro possiamo fidarci? Caro mio, queste sono picciotte con tanto di accebute. Appunto per questo. Noi abbiamo bisogno di gente senza accebute. Tano... lo capisci. Va bene, ma... sì. Questi ce l'hanno gli attributi, però non li usano. No. Ce l'hanno come titolo onorifico, ce l'hanno. Ah, così. Come appendice ce l'hanno. Sì. Ma ce l'hanno, ecco. Ce l'hanno, ce l'hanno. Tano, finalmente! Tano, Madonna Santissima, oh Santa... Che fu? Santa Rosalia, Sant'Agata, San Giuseppe... Calmati, calmati, che mi stai scomodando il paradiso intero! Oh, vieni, vieni che a c'è? Vedere, vieni, vieni, vieni! Ci sono venuti i ladri, capisci? I ladri? Ladri, sì! E com'è possibile? Oh, sì, sì, chiama la polizia, i carabinieri, sbrigati, dai, sbrigati! Aspetta, aspetta, prima vediamo che cosa rubarono e poi se ne parla, aspetta! Sì, vieni, vieni, tutto! Calma! Tutto, adesso vediamo che cosa manca! Quanto, adesso Vergine, controlliamo tutto! Maria Vergine! Ma qui mi pare che non manca niente, tutto a posto, eh! La merce no, i soldi, guarda! I soldi? Non c'è più un soldo qui! Ma che era per i soldi? Sì, i soldi! Calmati, me lo potevi dire subito! Come? M'hai fatto prendere una paura, m'hai fatto prendere... E come? Ma così la prendi? Era tutto quello che avevamo, capisci? E lo so, lo so, li ho presi io per salvare l'eredità, ecco tutto. Sei stato tu? Sì, signora, sono stato io, per pagare i picciotti. E come la liquidavo la servitù? Dio! Le cambiali come le paghiamo? Quelle stanno scadendo, lo sai. E non ti preoccupare per le cambiali, lasciale scadere, chi se ne frega. Oh, quando avrò i miliardi, altro che cambiale pagherò. Vedrai, mi compro tutta la banca, è soltanto questione di giorni. Che Paolo, c'è? Paolo, ma guarda, lei. Che c'è? Legge, fammi vedere. Ma calma, guarda che c'è gente, calmati. Ma quale gente? Dammi qua, dove? Gli annunci scisciati a lutto. Grandissima disgraziata. Tano, ma questa mi vuole per forza compromettere, mia. E guarda qua, con questo ricevimento sai che cosa succede ora? Ma che succede? Che mi richiamano nella villa tutta la gente, anche i maschi! Senti. La signora Caterina Prevosti, vedova Santonocito, nel suo grande dolore riceve in villa dalle ore 16 alle 18 due. Di oggi quanti amici e conoscenti vorranno onorare la memoria del suo povero Salvatore, parlando insieme delle sue grandi virtù di uomo, di cittadino e di capitano d'industria. Capitano. E quando l'hanno fatto, capitano? Dopo morto. Sentitissime condoglianze. E anche a lei, signora. Mm.
allora? Tutto a posto. Pugno di mangione. Poveretta, vedova così giovane. Invece mio marito 85 anni ha e campa ancora. Una gran perdita fu. Penso. Grazie. Esempio di virtù civica fu. Raro. Cristo non fece figli da giovane, figuriamoci ora. Però quel vestito mi pare un po' scollato. Ma è carino. Me lo faccio anch'io così, quando muori tu. Ma vaffanculo! Condoglianze. Un uomo di così larghe vedute, bisogna piangerlo, oltre che come uomo, come un vero amico. La ringrazio. Non mi sembra male. Aggraziatello. Deve essere dolce. Che certo. Pare un barattolo di marmellata. Ma non lo vedi che è un nano? Sì, ma i nani però, figlia mia, stando a quello che si dice. Come non detto. Entra di quel fazzoletto. Ma perché? È il dolore. Lo separa la lattuga. Ti sono vicina nel dolore. Salvatore era un uomo eccezionale. Sono Carlo Nescemi. Ero molto amico di suo marito. Anche a lei tante condoglianze, signora. È stata una grande perdita. Grandissima. Lei è molto gentile. In questo momento le sono molto vicino, signora. Molto. Con permesso. Ti piace, eh? Stai tranquilla, ci penso io. Piaciuto il rosolio? Ah, eccolo. Scusi, signora, dove va? Affari miei sono. Appunto. E allora io l'accompagno? No, mi dispiace. Dove vado io non c'è bisogno di curatori al ventre. Ci accompagna suo fratello. Andiamo, Nicolino. Non ne ho bisogno. No, no. Tanuzzo, non ho bisogno. Accidenti. Tano, ma che c'è cosa? Ma come che c'è cosa? Ma niente hai visto? No. Io ho visto un movimento strano. Ma che dici? Quel giovane attuato, simpatico, bello, quello che ha salutato Caterina. Quella faccia nuova. Ah, vicino a Caterina. Ma che... No, per carità, di Palermo. Ah, sì? Sì, era amico di Salvatore. Ne sei sicuro? Ma Caterina non lo conosce nemmeno. Ah, meno male. Ma che fai? E che sempre mangi? Ma chi sta? Non è fame, è lupa! E che schifio, sempre a roba della mucca, me levi! Ah, pure qua siete voi due, eh? Sì, signora, e vogliamo essere tranquilli e sicuri che lei non abbia bisogno di niente. Niente mi serve, niente. Meglio così, signora. Meglio hai così. Visto, Dana? Hai non ci serve niente. Condoglianze. Grazie. Grazie. Arrivederci, Caterina. Ti sono vicino nel dolore.
Ma che sembra salutare stai, eh? Come sta bene Caterina vestita a lutto? Già. Tutto merito da Salvatore. Per colpa di quei disgraziati abbiamo perso l'unico gallo del pollaio. Lo so io di chi è la colpa, ma non si illuda. Ma certo. E poi come si dice, morto un papa se ne fa un altro. La regola, no? Eh già. E se vale per un papa, vale anche per un papà. Parola d'ordine. Fottute siamo. Ma che fottute siamo? No. Tu devi chiedere se nasce la rete. E l'altro risponde fottute siamo. E se no, se quello non risponde... Ah, vai, giù, lo mazzo, lo botto d'ordine. Bravo, così. Fai una prova. Se nasce la rete? Ecco, così. E onde vai? Fottute siamo, fottuti! Ah, ora va bene, benissimo, fottute siamo. Oh, disgraziato. Prego. Ah, non ci provare più, perché sennò quant'è vero Dio con una marata di scippa a testa. Ma questi sono gli ordini, che devo fare allora? Ma guarda che razza di imbecille, oh. Va bene, va bene. Si vede che sei in buona fede. Ma cosa di nascere pazzi, oh. Ma dimmi un po' una cosa. Eh sì? Chi è che ti ha arruolato a te? Ah, Don Nico, vostro fratello. Per forza. Sorveglia, va. Sorveglia. Vigile guardingo, sto. Perché? Perché... Il perché... È difficile dirlo. Sì, ma... Entrate così nella mia stanza, come un ladro... Me lo dovete dire, il perché, no? Sì. Voglio rubare. Ciò che posso. Ciò che voglio. Ciò che desidero. Buonasera. Su, rubate quello che volete. Grazie. Non guardate. Ecco, 5 minuti. 5 minuti di pazienza, faccio subito. Non vi muovete. Zitta. Zitta, femma. È bello, è bellissimo, ma in questo momento non mi posso soffermare. Zitta, non scellare. Ah! È una cassaforte. Non gridare. Non gridare. Dove sono? Dove le ha messe?
Disgraziato. Se ne portò nella tomba, magari. Ma dove sono? Shh, non gridare. Io non lo trovo. Oh, mamma mia. Ma dove... Eccola, Benedetta. Per ritrovare fino a me. Sono contento. Ah, finalmente. Ah, che peccato. Non posso, devo andare. Mani in alto. E giù la zampa. Ferma, signora, non spari. Sono io. Voi? Io, signora. Scusatemi, ma vedendovi così furtivo, per un ladro l'avevo scambiata. Sa come si dice, signora? L'occasione fa l'uomo ladro, ecco. Voi, eh? Voi avete rubato? Tutto, signora. Così, subito? Caterina fu docilissima, non fece alcuna resistenza. E allora? Ma adesso, prego. Dove andate? Dove andate? E ora vado a dormire, ma signora. Ma come, a dormire? No, sono passerete stanco. La notte con Caterina, tutta la notte. No, io non posso, signora. No, ma la notte è fatta anche notte per dormire, fatta però. Per amare. Mi lascia andare, magari vi domani. Prego, però. Ma sentite. Ma no, non aspettate. Posso, signora, mi dispiace, non posso rimanere. Ma come non posso? E poi ormai quello che dovevo fare l'ho fatto, io non so cos'altro potrei fare. Ma insomma, che razza cosa? Di uomo siete? Con un fiore di ragazzo come Caterina, voi non ne approfittate? Mi dispiace, devo proprio andare. Ma andare? Caterina vi ama, vi ama, mi aspetta ha un cuore a casa. Grande, Caterina. Non credo, signora, non ha detto una sola parola, muda, è rimasto. Aspettate, vedrete che Caterina... Buonasera, aria buona c'è. Buonasera. Ma quello chi è? Con la lupara. Siamo bloccate, sorvegliate, sepolte vive siamo, avete visto? Ma che c'è la guerra? Ma che è successo? No, adesso non ve lo posso spiegare, ma è proprio per questo che vi dico di tornare da Caterina. Nel suo letto, è più sicuro, fidate. Non so se Caterina si può fidare di me. Sì, si può fidare, state tranquillo, andate, andate. Ma quello è un patteggiato. No, quello è patteggiato. No, niente. Siete tutti ammati. Voi fidatevi, state tranquillo. Iacco farabutto. Ma scalzone. E tu hai poco da sfottere, sai. Riderà bene chi riderà ultimo. Mi scusi, signora, ma secondo me Caterina deve essere molto stanca. È meglio evitare, dopo quello che c'è stato tra di noi. Io quando mi ci metto sono tremendo. Era stravolta. Sì, forse avete ragione. Però mi dovete promettere assolutamente che domani voi ci tornate. Domani sicuramente Caterina proverà soddisfazione. Io ci ritorno. Ancora qua, mascalzone vigliacco. E tu ci parli pure, dopo che ha fatto quello che ha fatto. Ma calmati, su, ma perché? Volevi che non lo facesse? In fondo è lui, no, che avrebbe dovuto... Ma mi ha legata, imbavagliata, ma lo capisci, sì? Ma come? Ma perché avete usato la violenza? Ma sì, lo so, Caterina è fondamentalmente onesta, ma non c'era bisogno. Non voleva. E poi anche tu, sanguzzo mio, ma perché gli hai resistito? Mi ha resistito. No, ma tu niente, capisti, niente. Non è a me che ha violentato, ma la cassaforte. La cassaforte? Come la cassaforte? Ah, sì. Io credevo che aveva intenzioni oneste, invece è un ladro. Oh. Fermola. Ah, ora capisco finalmente. Beata lei, signora, io non ci capisco niente. Ad ogni modo, prima di sparare o di chiamare i carabinieri, la prego, mi lasci spiegare. C'è poco da spiegare. No, c'è molto, invece. Ma ti rendi conto? Io me ne sto lì. In difesa, seminuda. E tu mi lega, mi imbavaglia. E poi a tradimento si mette a rubare. Non avevo altra scelta. Dovevo assolutamente riprendermi queste maledettissime cambiali. Che cambiali, scusate? Non sono un ladro, signora. Altrimenti mi potevo rubare il denaro, i gioielli, tutto. Ho rubato soltanto le cambiali, come ha visto. Nient'altro. È vero. In fondo... ha rubato solo delle cambiali. Solo le cambiali. E lei, tra me e delle volgarissime cambiali, ha scelto le cambiali. Ero disperato, signora. 5 anni fa, per un debito di gioco, io mi rivolsi a Santo Nocito, la buon'anima. Allora non era ancora suo marito. Mi strozzò. Con prestiti su prestiti ad altissimo interesse, mi portò via 2 arancette.
Una fabbrica di cesrato, 4 palazzi, 12 cavalli da corsa e questa villa. Per la gola mi prese. La villa vostra era? Ah, oh, per questo sapevate dove era la cassaforte. È naturale. Dovevo assolutamente riprendermi quelle cambiali. Per rifarmi una vita. Adesso chiamate pure i carabinieri, fatemi arrestare. Non me ne importa più niente. No, se le cose stanno così, non mi pare che sia proprio il caso, è vero, Caterina? Che ne dici? Voi vi chiamate Carlo? Niscemi, di Riprate. Nobile. Barone. Ah, che cosa romantica. Abbiamo il lagio gentiluomo. Non infierisca la pena. Non infierire, Caterina, ti pregano. Signora Caterina, voglia perdonarmi. Caterina, ha un barone. Barone un corno. Vada via, fuori! Calmati, sì, calmati, tesoro. Adesso ci penso io. Figlia da mano pesante. Siamo calme, facciamogli vedere che siamo due persone ben educate e gentili. Sai che cosa ti dico, amore? Forse è meglio che te ne vai in camera tua, eh? Va bene, me ne vado. Ma se quell'individuo resta qua... L'individuo mi chiama? I carabinieri, li chiamo io! Sì, giovede mamma, sì. Barone, scusatela, ma quando le prendo i 5 minuti con Caterina non si ragiona proprio più. Oh, impossibile. Ragioniamo signora, noi due, ecco. Invece. Anzi, posso darti del tu? Volentieri. Ormai. Ormai, appunto, guardiamo. Ti posso offrire un punto e mezzo, Carlo? Molto gentile, signora. Tieni. Non bevo pistole. Mi fanno paura queste armi. Ecco, un goccettino, tanto per tenerci un po'. Grazie, su, signora. Ecco. Mi farà bene, mi giro la testa. Accomodati, figlio mio. E che mi fare? Se vi manca dei schiaffi. Allora, tanto per cominciare, sì. Tu devi sapere che Caterina deve avere un figlio. Sì. Mi meraviglio, perché non si vede, magrissima. Certo che non si vede. Non ce l'ha ancora. Lo deve fare, subito, capisci? Questa sera stessa? Mi scusi, non capisco, mi giro la testa. Adesso io te lo spiego. Aspetta. Ecco, vedi, siccome la buon'anima di mio genero Salvatore è pace all'anima sua, che sta nella pace degli angeli con tanto di buona salute, quel mascalzone è morto senza lasciare testamento. Se nasce l'erede? Fottute siamo. Bene, vai, controlla gli altri. Ma no, scusa, ragioniamo un momento, Francesca. Anche se io volessi, dopo quello che è accaduto con Caterina, non credo che lei vorrà più. No, Caterina, ci penso io. D'altronde il vostro deve essere soltanto un rapporto d'affari. Caterina avrà la sua eredità e tu riavrai le tue cambiali. Magari. Ma lo sai quante sono le mie cambiali? Quante sono? 100 milioni sono, 100 milioni. E allora, milioni. I puro sangue per questo si pagano. Che c'entra? Io mica sono un cavallo. Comunque, fanno la stessa cosa. Non esattamente. Tieni, il pigiama di mio genero. Del defunto. Mi fa impressione. Ah, che esagerazione, è pulito, sai. Sa de morto. Poi te lo levi. Mi fa un certo senso, La vestaglia e le pantofole. Tutto il resto lo trovi nel bagno, No, scusa, guarda, riprenditi questa roba, io non ce la faccio. Non me la sento, io preferisco fallire, andare in galera, magari mi suicido, ma io voglio andare via, scusami tanto. Ma come vai via, scusa, in elicottero, eh? Sul disco volante. Perché? Qui, siamo conciollati. Ah, siamo circondati. Hai visto là fuori, no? L'ho visto. Quella gente mafiosa, Brutte, se esci sono. Non ti fanno manco i funerali. Un colpo, te lo pare, ecco se sì. E vabbè, io ci provo, che devo fare? E se te la cavi con loro, ti denuncerò io, ai carabinieri. Ma guarda, se io mi dovevo inguaiare in questa maniera. Ma di che cosa ti lamenti, su? Io ti offro vitto, alloggio, lavatura, stiratura per 100 giorni e in cambio hai pure la vedova più desiderata del paese. Ma io no, non so. Ma come non lo sai, tu mi devi solo aiutare a diventare nonna. E avrai anche la mia benedizione. Va bene, nonna, cosa devo nonna, fare? Nonna, mi hai chiamato nonna. Ecco, guarda, entro, guarda, padre, Carlo, qui c'è il bagno. Fatti a preparare, su, bello, vai. E intanto io ti cucino, Caterina. Ben cotta, mi raccomando. Sì. Ah, la mamma è sempre la mamma. Thank you.
Se nasce l'erede? Fottuti siamo. Caterina, stai tranquilla, ci sono io. Oh, allora, io sono pronto. È fatta, le ho detto che chi ha avuto e chi ha dato. Scordammo ciò passato, come già, dice la canzone. Già, dice bene, adesso Caterina ti aspetta più innamorata di prima. Come di prima? Ma sì, io quando ti ho visto la prima volta. Ah. Per le condoglianze, colpo di fulmine fu. Ho capito, ma scusa, come fa ad essere innamorata di me? Ma tu gliel'hai detto che io... Sì, insomma, che mi darai le cambiale in cambio di... No, questo no. E capisci, se lo venisse a sapere, sarebbe finito tutto. Anzi, per carità, tu non glielo dire. Caterina crede che tu sei innamorato cotto. Hai fatto un bello arrosto. E infatti, e tu non aspettare che si raffredde. Vai, non vai, presto. Mariano, non spingere. Ma come? Ma vai. Sbrigati, ti dico, sbrigati. Che cazzo? Oh, mi scusi. Era tanta l'ansia che... Che è entrato subito in argomento, vero? Caterina. Carlo. Caterina. Carlo. Caterina. Carlo. Caterina, posso? Che cosa? Posso darti del tu. Puoi darmi tutto quello che vuoi. Vieni. Un momento, prima io ti vorrei spiegare. Ma non c'è bisogno. Sono già stata sposata. So tutto. Sì. Tutto. Sì. Allora sai anche... Se continuiamo così andiamo a finire fuori tempo massimo. Forza. Senti, Caterina, stammi a sentire. A che servono le parole? Al nostro amore servono solo due cose, pensiero e azione. Mazzaniame? No, giapponese. Hai ragione, Caterina. Azione ci vuole. Vieni, padovella mia, vieni, che ti servo subito. Aspettami un momento. Vengo subito. Non mi spoglio nemmeno. Come vogliosa, sono tuo. Ormai sei già mia, caldissima. Tutta calda, bollente sei. Come bolle piene. Finalmente, la giustizia trionfa. Sì. Sorvegliate pure. Bloccate ogni buco, ogni pertuso. Ma intanto il figlio nasce lo stesso. Oddio. Che succede? Chi è, Carlo? Niente. Scusami, tesoro. Deve essere una contrazione nervosa. Ma dove? Dimmi. E come te lo dico? Oh, ma tu sudi. Sei caldissimo. La testa è calda, ma il resto... Ma dove? Il petto? No, più giù. Lo stomaco? Magari. Più giù. No. Te giuro, Caterina, non mi era mai successo. Mai mi era successo, mai. Che figura. Ma che dici? Non t'avvilire, amore mio. Io ti amo, ti voglio bene. È proprio per questo. Anch'io ti voglio bene. Tu sei bella, deliziosa, meravigliosa. Io non so cosa te farei, ecco, non lo so cosa te farei. Sì, fai quello che vuoi, amore. Con che cosa? Che io non me ne devo andare. Scusa, Caterina, me ne devo andare. Ma che fai? Dove vai? Ne vado lontano, via, in qualsiasi posto. Potete dimenticare questa mia vergogna. Ma non puoi, la casa è circondata. Ah, già. È vero, ci sono i picciotti. E come faccio? Oddio mio, come faccio? Io non posso rimanere qui. Tu lo capisci che sono distrutto, avvelito. Non posso rimanere. Calmati, amore, calmati. E come calmo? Come faccio? Calmati. Rilassati. Caterina, amore mio, tu mi devi perdonare. Io voglio ricambiare il tuo amore. Sì. Lo voglio, ma la volontà non basta. È come se il cervello non trasmettesse più gli impulsi. Hai capito? Non lo so. E allora? E allora bisogna sbloccarlo. Farci, come si dice, un lavaggio. Ecco. Dove? Al cervello. Pensando ad altre cose. Distraendomi. Pensando, per esempio, non so, a quando ero bambino. No, per carità, quando ero bambino era peggio. Non lo so, vediamo, qualche cosa bisogna pensare.
Mi deve sbloccare. Proprio sui coglioni. Speriamo che si sblocchino. Ai. Tu riposati, distenditi. Io torno presto. Aspettami. E tu che hai da guardare? Sei contento, vero? Tutto procede come vogliono quegli imbecilli dei tuoi fratelli. E poi, non darti tante arie, che anche tu la prima volta facesti una figuraccia. È stata l'emozione. Sono sicura che si riprenderà. E non ridere, che tanto ho deciso così e così sarà, a costo di farglielo ingessare. Forse lo champagne con le uova acido fa... Già, e allora lo zabaglione col marsala... No, 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 no. Meglio così. Rinforza. Ma come? Così presto? Era meglio se non ci andavo. Ecco. Perché? Che è successo? Forse si è rifiutata lei? No, si è rifiutato lui. Lui chi? Il cervello. Ma non era il cervello che dovevi adoperare. Lo so, ma invece di aiutarmi, mi si è messo a picchiare in testa, a martellarmi. Io sentivo una voce che mi diceva: ma tu sei un mercenario, un venduto. Ma come? Una giovane donna ti offre il suo corpo meraviglioso per amore e tu te fai pagare. Ma che uomo sei? Che schifezza di uomo sei tu? Questo mi diceva il cervello. E picchia, martella, mi ridusse un pizzico e mi inculcò il complesso. Quale complesso? Del puttano. Io mi sento un prostituto. Io non posso farmi pagare certe cose. Ma come? Io sono qua che ti sbatto l'uovo. Ti faccio lo zabaglione. Metto in fresco lo champagne. Pronta a brindare al lieto evento. E tu ti metti a fare il sofistico. Storci il naso di fronte a mia figlia Caterina. Ma che sto col naso e sto col naso? Io me la mangerei. Te la mangeresti? Io senza volerlo mi sono innamorato di Caterina. Io non so cosa farei per renderla felice. E allora riprovaci su. Non posso. Come non puoi? Non posso col complesso del puttano, io non posso. Io dalle donne non mi posso far pagare, ascolta, mi sento male. Senti una cosa, complesso del puttano. Stammi a sentire. Che cosa? Se quelle cambiali ti fanno venire tanti scrupoli, io non te le restituisco. E tu ti scomplessi, eh? Ma pare una buona idea. E già perché non senza solo, le cambiali. Ma te le mando in protesto, magari. Tutte. Tutte. Mi rovini completamente. Sì. Io rimango senza una lira. Sei contento? Mi hai spottanato. Mi hai tolto il complesso. Meraviglioso. Non me la ridare più quelle cambiale. Mi raccomando, tutte me le devi protestare. Tutte. Torno da Caterina. Azzillo è spottanato. Caterina? 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 Carlo! Caterina! Caterina, il sangue mi si è sciolto. Sono tornato non male. Mi sono sbloccato. Il cervello si è sbloccato. Amore mio. Sono tornati gli embrulli, Caterina. Sì, sì. Ti distruggo, Caterina. Un po' di pazienza. Tienete forte, Caterina, te devo sì, distruggere. Una cosa mai vista. Dammi le mani. Sì, sì. Te voglio far godere come mai nella tua vita. I giornali ne debbono sì, parlare. Carlo, sì. Caterina, vita mia. Dio, dito, eccitatissimo. Bella, bella. Sì, sì. Povero mio. Caterina. Caterina, eccomi a te, non sono ancora pronto. Sento gli impulsi, gli impulsi nuovi. Che fai dietro la porta? Lo chiedi a me. Tu che fai qua? Niente, non ho combinato niente. È andata peggio di me. Ah, ma allora il tuo non è il complesso del puttano. Il tuo è proprio un difetto di... Che cosa? Io funziono benissimo. Ah, sì? Sì, signore. Solo che al posto del complesso sono subentrate le preoccupazioni. Oh. Eh già, io sento il cervello che martella, che picchia. Una voce che dice, e adesso come fai? Sei rovinato, non puoi pagare le cambiali. E siccome l'amore non vuole pensieri, ecco che ho fallito, diciamo, la prova con Caterina. Come ce l'hai sensibile, figlio mio. Ce l'ho sensibile, va bene. Ad ogni modo, io non sono all'altezza della situazione. Lasciami andare, te prego. No, levatelo dalla testa. Tu sei l'unica carta che mi rimane in mano e me la voglio giocare fino in fondo. Ma è una scattina. La farò diventare un asso. Sempre che tu sia un uomo, però. Questo non lo metterai mica in dubbio, spero. Ma me lo auguro. Pittia. Vabbè. Comunque per stanotte diciamo basta. Andiamo a dormire. Andiamo. Dove? Non importa dove andiamo. Dove andiamo? Andiamo a dormire. Dove? Su, entra.
Ma dove siamo? Dove qua? Siamo? Dove siamo? In camera mia, non lo vedi? E che devo dormire nella tua camera? Sì, nel mio letto. Nel tuo letto non posso. Oh, io non ci tengo, sai. Sono qui solo per sorvegliarti. Saresti anche capace di squagliartela tu. Io sono un gentiluomo e qua non posso stare. Vado a dormire nello stanzino, magari. Su, poche storie. Mi sembra esagerata, addirittura con la pistola. Avanti, ficcati dentro. È carica? Certo che è carica. Mi è preso un sonno tremendo. Mi metto subito a letto. Bravo, buonanotte. Bravo, meglio così. Ti voglio bene, Caterina. Sì, io mi fotto dell'eredità. Io voglio te. Solo te voglio. E te lo faccio fare io, il bambinello. Te lo faccio fare. Oh, cretino, cretino, svegliati, disgraziato. Che c'è? C'è che dovrai strozzarti. Tu stavi sognando di ingravidare Caterina. Confessalo, confessalo. Era soltanto un sogno, no? Ma perché non mi hai permesso di sognare? No! Ma perché? Non è la prima volta che i sogni diventano realtà. Ora sì, disgraziato. Vieni qua, t'ammazzo. No, ma che c'è? La scartinassa deve andare. Ma dico, ma allora?
Tu sei normale. Ma certo che sono normale. Io te l'ho sempre detto e tu non ci credevi. E allora corri, così come ti trovi, vai da Caterina. No, non posso. Perché? No, non posso perché se dovessi fallire la terza volta non me lo perdonerebbe. Prima voglio essere sicuro. Più sicuro di così, scusa. Adesso sono sicuro. Poi magari vado da là e questa sicurezza non ce l'ho più. Ecco. Hai ragione, forse la tensione è stanca. Caricasi, signore, scarica. Prova a dormire, prova a dormire. Se proviamo a dormire. Un po', corri, bel sogno mi facevo, erotico. Bravo. Bello sogno. Bravo, no. No, ti preferisco di tentarmi, sai. È duro resistere alla tentazione della carne dopo un lungo digiuno. Ma devo farmi forza. Sarei una madre snaturata se togliessi il pane di bocca a mia figlia. Ma che fa, che importa? E poi come si dice, rimane in famiglia, avanti, solo un poco, poco. Lasciami. Grazie comunque. Buonanotte. Buonanotte a cazzo. I soldi li hai trovati? È certo che li ho trovati. Perché te l'abbi se te lo chiedo scusa? Perché? Ma perché è facile a capirsi, no? Se questi sanno che io sono senza una lira, passano al nemico armi e bagaglio, lo capisci? Sì. E domani vado in banca a fare un prelevamento. Tanto a casa non abbiamo più una lira. E qui bisogna... Ma che bisogna? Che bisogna? Ma che vuoi che mi arrendo? Ma che vuoi che aiuto Caterina a fare un figlio? Tu provaci che ti levo la vita. Ti levo. E allora zitta, lascia fare a me. Qui i buchi bisogna tapparli in silenzio, capito? Sì. Prendi esempio da tua cognata, prendi esempio. Cammina, cammina, va. Avanti, gioia mia, prendi qualcosa. Devi mangiare. Ah, non ho fame, grazie. Se non mangi è peggio. Sacco vuoto, non si regge. Sì, tanto. Un po' di marmellata? No, mi fa schifo, non mi piace. Allora, un po' di burro. Ma che c'entra il burro? Eh? Ma non lo capisci che io sono innamorato di te? Non è col burro, col belmo, con la marmellata, con le uova che si risolvono questi problemi. È un'altra cosa. Ma come vuoi risolverli allora? Non lo so, non lo so, questo è il dramma. Se ti occorre un sostegno morale, pensa che diventerai miliardario. Che c'entra? Io non sono un venale. Allora preferisci che l'eredità finisca in mano ai miei cognati? No, questo no. Non lo posso permettere. Insomma, vuoi che faccia un figlio con un altro? No, neanche questo, per carità. E allora, fai uno sforzo, concentrati. Non ce la faccio. Io mi ammazzo, mamma. No, per carità, a noi ci serve una nascita, no? Non mi voglio tagliare tu. Non mi serve niente, ti aiuterò io. Tu? Stai tranquillo, vedrai. È tutto morto qua. Ma ti ho detto che ti che aiuterò cosa? Io. Ma aiuto? Ma che vuoi aiutare? Qua non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Io me lo taglio. Che figura. Guarda che cosa ho trovato tra i libri di mio marito. Che? L'amore in pentola? Arte della cucina erotica. Sì, gli ho già dato un'occhiata. Pare che certi cibi facciano miracoli. Li cucinerò per te. Allora insisti, amore mio. Insisti. Ma non hai capito che non è un fatto di cibo, di mangiare. Il problema è un altro. Lo so. Che cosa? Però tentare non nuoce. Sì, ma io intanto non posso stare qua in attesa come una cavia. Che cosa faccio? Intanto ti fai un bel bagno caldo. Sì. Già. Dice che scioglie i muscoli. Scioglie? Beh, magari bollente me lo faccio, che dice? È meglio. Non esagerare, però. No, piano piano. Stai attento ai picciotti là fuori. Sì, quelli fanno paura, certamente. Starò attento. Con questo s'ammoscia. E pensare che con la magia invece tutto funziona. Boh. Misteri del cacchio umano sono. Qua consiglia di cospargere il letto con salvia, basilico e mentuccia. Maria, che esagerazione! Dovete fare un figlio, no? La carne in umido. Gli indiani, invece, raccomandano di cibarsi con i testicoli di montone, cotti nel latte zuccherato. Credi che li gradirebbe? Che schifo! No. Carlo ha bisogno solo di essere un po' aiutato. L'ho sentito io stanotte. Che hai sentito?
Beh, niente, solo che non riuscendo a esprimersi con te, poi si è espresso con me. Mamma, ma che vuoi dire? Voglio dire che ormai non ho dubbi. Quello ha tutte le carte in regola, capisci? Tutte. Come hai potuto? È lui, mascalzone farabutto. Ma tu, ma che cosa pensi? Caterina, sappi, sappi che io mi sono astenuta per te, sai. E anche lui, oh, poveretto. Era avvilito, avvilitissimo. Buongiorno, buongiorno, Caterina. Mi sono permesso di portarvi qualche cosa da mangiare. Dato che non avete più persone di servizio, pensavo che vi facesse piacere che io fossi venuto a portarvela. Grazie, puoi andare. Scusa, Caterina, cascò tu. No, no, è Caterina, Nico è così buono, gentile. Per voi, Caterina, questo è altro. E allora vuol dire questo per Caterina e per me qualcos'altro. Mamma, per favore, se resta lui me ne vado io. Ah, no, e tu resti qua, L'accompagno fuori io, Nico. Caterina? Sta' attenta che quella roba non si brucia, Nico, Ci mangiamo la carodina, Bravo, aguzza la vista. Sì, aguzza la vista. Bravo. Andiamo, mettocene fuori. Nico, Nico, Nico. Ci benedica. Dimmi un poco, Nico. È tanto tempo che ti volevo fare questa domanda. Levami una curiosità. Niente, niente. Tu ti sei innamorato di Caterina? Buongiorno, che donna. Ma che dite, donna Francesca? Ma che domande allora sono queste? All'aperto, poi. È vero o no? Qui non posso parlare. Andiamo là. Voi mi dovete aiutare. Ah, sì? E dopo che l'avete offesa, umiliato, ma vattene, no, vai. No, non sono stato io, ma è stato mio fratello. Vai, vai. Io rinuncio all'eredità. Tradisco Tano. Ve lo giuro. Lo tradisco. Tradisco Tano. E se voi mi fate sposare a Caterina, io sono disposto a fargli avere un figlio oggi stesso, subito. Ah, generoso. Ma a parte che di questo noi non ne abbiamo bisogno. Caterina il figlio ce l'ha già. E di chi è? E sai di chi è? Lo vuoi sapere di chi è? Di chi è? Il tuo fratello Salvatore, buon'anima. Ma è impossibile. Ma io come so impossibile? Che la buon'anima aveva l'impotenza procreandi, mentre voi avete l'impotenza procurante. Ma che dici? Che dici? Dico che non vi potete procurare il padre. Sì, non vi posso. Ah, sì, allora che si fa? Sono pronto a entrare in campo, sì, con grande sacrificio economico. Disposto anche a offendere le memorie di tuo fratello. Offendere? No, ma io la difendo. Perché se lui deve avere un figlio alla memoria, meglio io che un altro, no? Eh sì, perché almeno il papocchio, la consatina, insomma, resta in famiglia. E il bambino avrà lo stesso sangue. Bene, bravo. Tu hai scoperto le tue carte e adesso scopro le mie. Scoprite, donna Francesca, scoprite. Ecco. A parte che a Caterina fai schifo, io non ti butto mica via. Sì. Puoi essere un'ottima riserva. E poi, come dice il proverbio, in tempora china... Omnia strunza natant. Ecco, bravo. Vai a nuotare, va. Ma insomma, signor direttore, io non capisco tutte queste difficoltà a concederci un fido di qualche milione. Mio fratello in questa banca ha depositato miliardi. E di cui noi siamo gli eredi. Solo nel caso che non nasca l'erede naturale e legittimo. Ma no, ma quando mai? Ma che sta dicendo? Ma mio fratello non poteva avere eredi. Ma non le basta la mia parola d'onore? Sì, sì, la parola d'onore è valida, però per il passato. Ma per il presente, il figlio per noi basta che sia concepito entro i termini di legge. Ma allora lei se ne frega della mia parola d'onore? E certo, non solo, ma lei convalida un eventuale disonore di mio fratello. Non potete dare credito alle corna di mio cognato. Questo no, ma cosa ci scrivo io sulla pratica? Si concede il fido perché il Dagoius era incapace di procreare e la vedova non lo può cornificare a posteriori. Ho capito, ma non c'è bisogno che lei si spieghi oltre. Ho capito tutto. Lei i soldi a me non me li vuole dare. Non posso, non posso, mi creda. Appena ereditiamo, appena lo faccio licenziare, te lo dico io. Intanto quello ci farà fare. E non ti preoccupare. Successe cosa? Baciamo le mani e giudicate voi stesso. Vostro fratello, Don Nico, ha portato a donna Francesca uno scatolone grosso così, pieno di roba. No! E avrà fatto la spesa per non farla uscire di casa. Ma zitta tu, zitta! Avrebbe potuto procurarle anche la fecondazione artificiale. Che? Sì, mi hanno detto che ci sono delle siringhe e poi basta manipolare il primo che passa e... Chi lo manipola, Nico, mamma? Questo no. Però potrebbe... Che dici? Ci sono delle siringhe speciali e il seme vivo deve essere conservato scientificamente. Ah, sì? Certo. Ah,
se è così. E poi mio fratello non mi tradirebbe. No. Che cazzo ne capisce di queste cose? Sì, vieni qua tu. Senti. Ah, e ora Nico dov'è? Ah, è andato a casa. Disse che andava a riposarsi per questa sera, per essere in forza e ben sveglio. Arriva il tuo Nico bello. Ti prenderà nel castello e insieme faremo un bimbo bello alla memoria di mio fratello. E starò sempre con te. Questo va fare il rottino. Ho mangiato troppo, mi sento pesante. Mi scusi. Che caldo. Caldissimo fa. Afoso, come no? Afoso. Afosissimo, direi. Come si sente? Mi sento tutta l'inglidita. È languidita. Ora credo che sia giunto il momento. Che momento? Di un bel bicchiere di whisky. Dilata lo stomaco. Una cloaca, sono tutto bevo, signora. Tu permetti, Conte? Barone. Ti tengo compagnia. Per carità. La signora Caterina non beve... Piccirizzo. Astemia, sì. Perché? Brindiamo. Brindiamo, volentieri. Faccio un brindisi con la mamma. Piano, signora, se non mi rompe il bicchiere. Salute. È rinfrescante. Sì, rinfresca, mi sento tutto accaldato. Agitato. Mi sento sconvolto. Carluccio. Conosci D'Annunzio? L'ho conosciuto in Africa. I denti negli alvei sono come mandorle a cerve. Ermione, ascolta, piove. Salire, il sole, non vidi altro se non il sole. Il bicchiere. Se mi piace. Il bicchiere della stava. Molto. Questo whisky. Allora, dicevamo, sì. Ti puoi anche sbottonare, sì, sì, un poco, no? Sbottone. È vero, Carluccio. Sbottone cosa? Dicevamo, D'Annunzio. Sì. Sbottone, sì. Brutto, Ermione. Scusate, io non mi sento tanto bene. Mi vado a dare una rinfrescata e poi vado a dormire. Vai, me ne vado a letto. Vai pure a letto. Scusate. Nella mia camera, naturalmente. Naturalmente. Col piede mi sbottono i pantaloni. Bene. Morbosa sei. Ti ho visto, sai. Tu, mia madre, sotto i miei occhi. Me l'hai sedotto, rubato. Ma che ti sei messa in mente? Dovresti ringraziarmi invece. Ringraziarti un corno. I tuoi avanzi non li voglio. Ma cosa pensi? Di darmelo a me dopo avergli fatto da nave scuola? Certo. E sarà un perfetto noscomo silurista. Anzi, ma che noscio. Tutto tuo. Ah, che babba picciridda che sei. Gelosa. Gelosa perfino di tua madre. Ma come? Perché allora? Semplice, no? Così, ubriacato, stuzzicato, eccitato, penserà che nella mia camera ci sia io e invece... E invece ci sono io. È questo che vuoi. Fave, piselli, cipolle. Gli ho messo perfino il Gelovital nel whisky. Tra poco, clac, stacco la corrente e nel buio lui si infila nel letto e trova te. Credendo che sia io, si darà da fare... Tu lascialo fare,
Muta devi essere. Hm? E sveglia. Chi dorme non piglia pesce. Ma... e se si accorge che sono io? Beh, se il pesciolino sarà nella rete, sarà ben contento di esserci. Vuol dire che ha superato ogni complesso, no? Hai ragione. Grazie, mamma. E perdonami se ho dubitato di te. Ti capisco. Anch'io, una volta, sono stata così innamorata di un uomo. Di tuo padre, per fortuna sua, altrimenti le corna che gli facevo. Adesso vai, vai, mettiti a letto, corri, che non può tardare. Beata gioventù. Che cosa mi prende? Mi sento tutta elettrizzata. Un fuoco, stasera. Fermola! Se nasce l'erede! Fottuti siete! Fottuti siamo! Ma che fai, non mi riconosci? Ah, lontano dov'è? Mio fratello ha da fare altre cose. Stanotte a mia cognata ci penso io. E mi raccomando, che nessuno mi disturbi. Come sarebbe? Come sarebbe? Sarebbe a dire che fai buona guardia, no? E al resto ci penso io. Oh! Ma che fai, annusi? Odori? Levati! Alto là! Se nasce l'erede? Fottuti siamo, ho capito! Toh, piglia! Ti ho portato le carote. Le carote. E manciatille. Queste aguzzano la vista. Mangia, mangia, mangia. Guardami bene. Come ti sembra, eh? Mm. Ti pare elegante? Eh? Ma cosa avete fatto? Ve lo siete lavato il lotto? Hai ragione, canciai, già che non me lo sono messo. Ma queste carote sono davvero portentose. È meglio che non te le mangi. Veramente aguzzano la vista. Oh, ho sentito un rumore sospetto da quella parte. Vai a controllare, sì. Che qui controllo io. Avanti, fai un giro. Ma che sei ancora qui? Ho fatto un giro. Ma no, un giro di ispezione. Ah, ho capito. Ah. Oh, manco la corrente. Ma io ti trovo lo stesso, sai. Non mi scappi. Dove sei? Ecco. Non si vede niente. Dove sono qua? Ah, porca miseria. Fortuna solo il ginocchio mi prese. Ma quante poltrone c'hanno in questa casa? C'hanno più poltrone che letti. Aia. Ah, ma sei già qui, madre snaturata. Ma che fai, fingi di dormire? Ma come, prima mi provochi, mi ecciti tutto davanti a tua figlia, mi fai il piedino, mi sbottoni i pantaloni e poi fingi di dormire? Ma stanotte non avrò pietà. Stanotte il pane dalla bocca di tua figlia ce lo dobbiamo togliere, eh? Sono deciso a tutto. Sì, signora. Che fai, non parli? Non rispondi? Hai paura, eh? Hai paura che lo sappia Caterina? Ma glielo dirò io. Glielo dirò a Caterina perché la lascio senza pane. Sì, signora. Glielo dirò e poi succeda quel che vuole. Se lo capisce bene, altrimenti pazienza. Resterò zitello per tutta la vita. Non strillare, sai. A strillare, se no mi metto a strillare anch'io. Faccio correre Caterina, faccio correre i Sant'Onocito, i picciotti, i pompieri, i carabinieri, tutte faccio correre. Non strillare. Zitto, tu devi solo stare zitto. Fotti e zitto, zitto e fotti. Qua non si fa l'amore. Qui si lavora per la felicità di Caterina. Bravo così. Bravo. Collabora, Francesca. Sì, brava Caterina. Sì, Caterina. Ma sì, certo. Tu per me sei Caterina, brava. Così, Caterina, sì, brava. Sì, ti amo, Caterina, ti amo. Caterina. Ah, ce l'ha fatta! Ci siamo riuscite! Ah, benedetto San Cirillo che ci prestò lo spillo! Ora posso pure dormire tranquilla. Figlia mia bella, la felicità mi dasti. Mi dispiace, Salvatore, cornuto sei. Quoi?
Caterina, piccare da non parlare. Sono io, se no ci ammazzano. Eccomi, Caterina. Ai, 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 uno specchio, Ai, 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 dall'altra parte il letto. Ecco, sto vedendo, Caterina. Maria, Caterina. Caterina, Caterina, zitta, se ci sentono ci ammazzano a tutto e due. Caterina, Caterina, se tu sapessi quanto ti amo, Caterina, aspettami, aspettami che sto venendo, aspettami, Caterina, oh, quanto ti amo. Una cosa dolce, faremo dolce, Caterina, non dopo me ne stai così bene. Sì, ti tento, ti tento. Caterina, perché? Picchi mi respingi? Ma non ti ha detto niente la mamma? Caterina mia, io sono venuto per te per collaborare. Collaboriamo. Sono per te, per aiutarti. Ecco, vengo. Caterina, per te vengo. Per te. Tutta mia sarai. Tutta mia. Dopo mi potranno pure ammazzare. Ma che me ne importa? Chi per amore muore, vissute assai. E se pisce il bambino? Se bagna il lettino. Oh, mannaggia, non me la ricordo mai questa cosa. Ma che l'ho vinta la lotteria, sto cretino? Che cosa stai facendo? E vostro fratello mi disse di aver sentito un rumore sospetto. Stiamo cercando se c'è qualche intruso. Ma quale intruso? Mio fratello scambia sempre l'uccello per lanterne. Piuttosto, lui dov'è? Allarme, allarme! C'è uno, sta lassù. Dove? Alla finestra di donna Caterina, sta scendendo. Minchia! Picciotti, all'assalto! Che fottuna, il piano è riuscito, nessuno se n'è accorto. Avanti, vai, vai. Oh, aspetta, aspetta, aspetta un minuto, fatti vedere che è rimasto sacco. Vediamo che... Tu! Disgrazia! Dove sei stato, Su! 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 Sì, su! Su dove? Alla finestra! Da Caterina! Figlia! Un momento, aspetta, è andato su per controllare, perché capisci, la migliore difesa è l'attacco! Ma quale attacco? Che dici? Ecco, siccome sospettavo che ci fosse qualcuno lassù, io ho pensato che era meglio di non stare qui con le mani in mano, e allora capisci? Parla! Ecco, sono andato su a ispezionare, a verificare, a sondare. Solo per questo? Sì. E hai sondato? Altro che... Allora? Mi sono reso conto che Caterina è una donna straordinaria, stupenda, meravigliosa. E se tu l'avessi sondata come l'ho sondata io, non staresti più qui a fare la guardia. Te lo assicuro. Allora possiamo stare tranquilli? Sì, ma certo, possiamo stare tranquilli da nozzo. Ormai non ci resta altro che aspettare la scadenza dei 9 mesi. Minchia, l'erede nato è! Questo è l'anticipo sul fido. Mi dispiace del ritardo, ma io dovevo rispettare i termini di legge, lei capisce? Certo, lo capisco, lo capisco. Grazie. Aspetta un momento, scusi, aspetti. Mi firmi prima la ricevuta. Sì. Ecco. Ah, Dontano, finalmente vi ho trovato. Che c'è? Fottute siamo. Ma che fai? Mi dici la parola d'ordine qua? Lo scusi, signor direttore, questo è un cretino. Ma che cosa mi avevate detto? Che se nasce l'erede... va bene, ho capito, ma tanto non serve più. Tanto l'erede non nascerà, perciò... E invece sì. Sì, è nato. Chi è nato? C'è l'erede, no? In questo caso mi dispiace, ma niente, non... Qui c'è un errore! Non può essere nato! Non può essere nato! Non può essere nato! A meno che... Nico!
Un figlio mio con Caterina, un figlio, ciao, un figlio! Oh. Tano, ora m'ammazza, m'ammazza! No, 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 ora mi chiudo dentro, mi chiudo dentro. Traditore! Aspetta, 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 di Giuda! Aspetta, Tano, per carità! Ma aiuta, ma... Aspetta, 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 aspetta! Apri, apri, apri! Apri, ma che dici? Non sento niente! Non sento, non sento, non sento niente! Ti voglio spiegare! Ma non lo capisci che se l'ammazzi vai a finire in galera, vai a finire! In galera a vita, che per un fratello traditore come io! Aspetta, no, aspetta, apri! Esci! Aspetta, ti voglio spiegare con serenità! Con serenità, con tranquillità, sia giusto! Grazie, Vincenzo! Mascalzo. Avanti! Che fai? Mi faccio? Ti voglio prendere! Sì, siamo noi! Cammina, mascalzo! Ma vi assicuro che questa volta faccio un gioco di fuoco, faccio! La fine del... Ferma! 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 E chi è questo figlio di... Di donna Caterina, visto quanto è bello, tutto asciucciato di suo padre. Del padre? E chi è il padre? Parla! Io sono il padre, è figlio mio, tutto mio! Tuo? Sì! E lo confermi pure? Sì! Credi! Imbecille! Ma che ve ne importa? Se il figlio è mio, non è di Salvatore! E l'eredità non è più di Caterina, ma è nostra! Credimi! Eh già! E questo è vero! E così abbiamo la prova evidente... che questo è un figlio bastardo. Che volete voi? Fuori di qua! E perché, Caterina? Non sei contenta che siamo venuti a congratularci per la nascita del nipotino? Sì, Caterina. Certo, ma io gliel'ho dovuto dire che il figlio è mio. Tuo. E che è nato dal nostro... Ma sei pazzo! Come ti permetti di dire simili eresie? Esci immediatamente, fituso, disgraziato! Scherza, ti comprendo, Caterina. Ormai è inutile fare storie. Noi ci amiamo, ci sposeremo e la mia parte di eredità sarà anche la tua, capisci? Capisco solo che mi fai schifo, come sempre! Che cosa sarebbe? Dicevi così quella notte quando mi tenevi fra le braccia. Cosa? Ma... Caterina, perché insisti a negare? Io le prove, lo sai. Non insistere, sai, se no ti denuncio per calunnie. Ma che prove, prove vai dicendo? Scusa, ma se hai queste prove, tirale fuori, no? Che aspetti? Tirale fuori! Io? Ma non posso tirarle fuori io, è lei! Io non avrei voluto, Caterina, svelare cose tanto intime, ma quei nei io li ho visti. Sono c'è. Cretino, ma quali nei? Io non ho nessun neo! Ma sì! No! Ma sì, ce l'hai, sulla naticuzza, di dietro. Avanti, non dire bugie, via. Va bene, avanti, va. Basterà controllare, fammi vedere, va. Che fammi vedere? Nel caso vedo io. Vabbè, ho tuo io la ma stessa io cosa, so no? Dove sono e vado sul sicuro. Ma che volete controllare? Semmai controllo io, che sono donna. Ah. Va bene, allora, Vincenza, controlla pure. Ma questi due maiali se ne devono andare, se no finisce male. Andate via. Voltatevi senza guardare, eh? Eh sì, guardare. Avevo tutto sto sbarro io di guardare a lei. Sì, non devi guardare. Ma dimmi un po' una cosa. Ma sei sicuro che ci sono queste nei, eh? Sicuro. Sicuro? Sicurissimo. Ho capito, sicuro, sì, vabbè, sicuro. Ma... Trovato niente? Qui non c'è nessun neo. Ma dove li hai visti? Ma come? Eppure ci devono essere. Ma guarda bene. Ci devono essere. Ne sono sicuro. Era buio, sì. Ma io li ho avuti sotto gli occhi, li ho toccati, li ho baciati. Ma che basasti che hai visto? Sì. Ma se quella dice che non c'è niente, vuol dire che te sbagliaste, no? Sbagliate come? Ma che è lui che piange? No, lui non piange mai, è l'altro. L'altro? Ma qual è altro? Tanuzzo, te lo giuro. Parla! Una sola me ne fici. Me ne vado se non l'ammazzo. L'ammazzo! Non ce la faccio più, non ce la faccio più. A voi, fermatevi. E di chi è quest'altro figlio di... Figlio di donna Francesca, È figlio di un solo padre, può essere. Guardate, è un ritratto di Don Nico. Uno, due e tre. Sì. Sono proprio loro. Contenti adesso?
Fottuti siamo. Sì. Nico, ora vai a preparare le carte. Mi devi sposare subito. Sposare? In fondo, a mio figlio, uno straccio di padre ce lo devo pure dare, no? Beh, sì. Certo. Ah, e voi due non fate il muso lungo. Ormai l'eredità è di Caterina. Ma vedrete che lei sarà molto generosa. Speriamo. Eccoli, meschini. Se ne stanno andando. Sei convinto, Salvatore, che avevo ragione io? Tu ora hai un figlio ricco. E quei deficienti hanno quello che si meritano. Poveracci. Guarda come se ne vanno, poveracci. A braccetto se ne vanno. Meno male, sono rappacificati. È bello vedere la gente in armonia. Ormai non c'è più da preoccuparsi. Certe volte, come si dice, mi viene da ridere. Quanto è buffo, eh? Che cosa? E come che cosa? Il destino. Io vengo per derubarti e invece tu mi regali un figlio che non è mio, ma di tuo marito. Mentre tuo cognato crede ad avere un figlio da te e invece ce l'ha da tua madre. Così tuo cognato diventa tuo padre e nonno di tuo figlio. E io divento vedova ad uno zio paterno che è padre di tuo figlio. Che casino! E tu? Tu che diventi? Io divento l'uomo più felice del mondo. Ma il guardone è sempre qua, deve stare. Mm. Ma sì, in fondo tutto merito suo, eh.